ringrazio ancora tutti, preparatevi che arrivano Giulio Venier, Michele Pucci e un po' più tardi Paolo. Paolino Forte. Buonasera a tutti. E cominceremo. Vogliamo ringraziare prima di tutto il comune di Clauzetto, già da prima, perché in mezzo a tutte le, insomma, vicende organizzative veramente sono stati gentilissimi, quindi farei un applauso agli abitanti. E poi agli amici austriaci, agli ospiti violinisti che avete sentito, per chi passava per Clauzetto oggi sentiva tutti questi violini che suonavano da ogni parte. Quindi farei alla Wiener Family, ai Wiener, un grande applauso ai violinisti, non so dove siano adesso però. È così. Questo era giusto per, intanto che stiamo montando un po' le cose, per dire qualcosa, quindi vedo che il mio... Cominciamo con uno spagnoletto che nel nostro stile, lo stile di Michele, è musica flamenca, e il mio è più una specie di Neanderthal resiano, diciamo così. È bello questo, no? È stile primitivo, e abbiamo, diciamo, fondendo le cose, ci sono elementi della tradizione friulana, della tradizione del violino popolare italiano, di altre cose, e faremo uno spagnoletto che è il primo, il tema del 600, insomma, che era un basso continuo nel 600 molto famoso, di quando gli spagnoli poi erano anche in Italia, proprio per il periodo in cui hanno, insomma, dominato un po', e andava di moda suonare la musica alla spagnola in Italia. Però esistono delle musiche popolari, per esempio, di cui oggi abbiamo parlato anche nei vari workshop, per esempio a Monghidoro e anche nella provincia di Bologna, insomma, che si chiamano spagnoletto e vengono ancora oggi ballate, e lo metteremo alla fine dopo un intermezzo. E poi avremo delle sorprese con vari ospiti ancora. Thank you.
Abbiamo i fuochi artificiali sul palco. C'è qualcosa che... Ok, adesso non è più. Nel finale, dopo ne volete una seria dopo. Questa però è una composizione nostra. Mettere un po' di fisarmonica in questi monitor. Grazie Valentino.
Questo l'abbiamo composto a Natale. E viste le temperature? Sentite già l'aria freschetta che arriva adesso. Thank you.
Abbiamo l'onore qua di avere un grandissimo virtuoso della fisarmonica, maestro di fisarmonica, ma anche zingaro ambulante pericoloso, attenzione che vi tira su tutti con l'autostop, ma ha un camper per cui è molto pericoloso. E vi presento Paolo Forte. Pensa se mi metto a parlare di Giulio cosa dico? Allora io rubo un po' questo tempo per fare un piccolo pezzo da solo, così, anche se non ha magari una coerenza col contesto, ma in realtà la troviamo, perché vorrei farvi fare un piccolo viaggio, no? Abbiamo un bellissimo panorama giù nella bassa e niente, voglio farvi un preludio che vi faccia fare un... Insomma, io suono, voi fate quello che volete. Thank you.
Annuncio, abbiamo un ospite d'eccezione direttamente dall'Inghilterra, ma di origine rumena, dalla Transilvania, Claudio Alexandru Riza.
Claudio Alessandro Risa alle percussioni. Bravo! Adesso abbiamo improvvisato questo pezzo, è la prima volta che suoniamo in quattro insieme a Claudio, quindi speriamo che non sia l'ultimo. Cosa dite? È andata abbastanza bene, insomma, non lo so. Grazie lo stesso. Allora, facciamo un altro pezzo che in duo abbiamo suonato qualche migliaio di volte, in trio abbiamo suonato parecchie volte, decine di volte, con Claudio non abbiamo mai suonato, per cui vediamo cosa succede. Cercheremo di metterlo in imbarazzo il più possibile. Vedremo. È un pezzo tradizionale che potrebbero anche prendere i violini poi tutti quanti e potremmo suonarlo poi tutti insieme se tirano fuori, se sbucassero dei violini dal bosco, non so. Perché l'altro giorno c'è stato un bellissimo spettacolo della Emma Montanari che faceva sbucare i violini di colpo dal bosco. Alzi la mano chi c'era. Nessuno c'era. Ah sì? Ma non vediamo niente. Va bene. Quindi se volete dopo, magari il pezzo dura circa un'ora e mezza. C'è tempo, c'è tempo. È un brano popolare, una polca, come direbbero in Cina, una polca antica, una vecchia polca. È un brano popolare che in realtà prevede due note iniziali, ma una volta ne prevedeva tre, poi durante il fascismo è stato censurato perché il titolo era un po' troppo esplicito. Era una vecchia ballata di una vecchia polca che diceva tre note solo, ma era troppo esplicito, abbiamo ridotto due. Mi, la, do. Allora, è rimasto mila, e quindi ve lo facciamo sentire una versione edulcorata.
Michele Pucci alla chitarra. Claudio Rizza, percussione. Paolo Forte, fisarmonica. E basta. Il gruppo si chiama Giulio Venier e gli altri. Un applauso anche a Giulio Vessel, di direttore artistico del festival. Un grande applauso. Non lo faccio mai più, giuro. Non so perché adesso c'è un problema un po', no? No, no, lo suoniamo e noi abbiamo copiato completamente un pezzo da Gavin Pennycook, che ancora facciamo un applauso per favore al gruppo ci ha preceduto, che non so se nel frattempo sono andati a dormire, si sono addormentati, ci sono ancora, ma io avevo detto un po' che mi sarebbe piaciuto anche suonarlo tutti insieme, ma noi abbiamo cercato di copiarlo, però non ci siamo riusciti e penso che l'abbiamo copiato un po' male, non lo so, per cui abbiamo fatto una nostra versione, un OGM. Hey Penny, where are you? Lui, pensate, che ha comprato un disco dei Tre Violini con cui suonavo tanti anni fa in Finlandia. Veramente, veramente. Il nostro disco è arrivato fino in Finlandia. Gavin Pennycook.
tutti un grazie grandissimo a Marilina, Mare Spunti, a tutti Mare Spunti, a Luisa Perini, a Giulia, sua figlia anche, a Maria Rosa Pizzo e dopo a tutti gli altri, adesso non mi viene in mente nient'altro. Grazie, buonanotte a tutti e spero che vi siate divertiti.